Sandra Bullock, Julia Roberts, che tra l'altro ho pure sognato questa notte. Il segno dei gemelli è conosciuto per essere un po' indeciso. Giusto due. In realtà... oh my god, we are back on the channel. Sì, comunque la mia abbronzatura se n'è già andata proprio via. Cioè mi ha proprio detto ciao, bye. Yo, crazy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Lo so, ho preso una pausa dopo l'America perché ragazzi ho passato tutto luglio. Non mi sono fermata un attimo a livello di editing, montaggio, produzione. Dopo quell'avventura all around the world sono detta ok girl, you need a break. Quindi mi sono presa una pausa. Adesso siamo al 2 di settembre and I'm back on the channel. Uno dei miei video preferiti da fare, soprattutto magari quando non ci si sente per un po', è proprio un Q&A. I'm here today to do Q&A. E come al solito ho chiesto a voi popolo del web, a voi popolo di Instagram, un paio di domande. Bando alle ciance, ciance alle bande, io direi facciamo partire l'intro and let's get started. Come prima domanda inizierei con un com'è andata quest'estate. Quest'estate è stata un po' strana, devo dire. Io ho passato tutto luglio in giro per il mondo. Sono andata a Londra, sono andata a New York e sono andata a Los Angeles. Sono partita ancora a giugno senza dei veri e propri piani per quest'estate. Cioè volevo comunque viaggiare, però non sapevo dove, non sapevo come, non sapevo quando. Poi è uscita l'opportunità di viaggiare tra Londra, New York e Los Angeles. Quindi sono partita e sono tornata a fine luglio. La cosa bella è che sono tornata in Emilia Romagna. È stata una settimana al mare, che è dove principalmente sono cresciuta. In realtà sono stata a Verona, ho fatto venire alcuni amici. L'ho vissuta un po' distinto quest'estate. Detto ciò, e come potete vedere dal background, I am back in the capital. Ci saranno delle novità nella tua vita da studentessa? I love you by the way, I love you as well. La mia vita, soprattutto negli ultimi mesi, è stata un po' strana. Cioè un po' frenetica, perché da quando sono partita è stato tutto molto veloce. Io lavorando comunque sui social, la mia vita deve essere in qualche modo flessibile. Ora come ora, essendo settimana, sto iniziando a pianificare quello che voglio fare nei prossimi mesi. Sicuramente riprenderò con le lezioni di canto. Ho intenzione di riscrivermi in una scuola di danza. Ovviamente settembre è un po' quel mese di stallo. Arrivi da fine estate e devi ricominciare a prendere insomma il ritmo. E quindi sto cercando di capire dove sbattere la mia capoccia. Ti piacerebbe tornare a vivere a Verona? Fa ridere questa domanda perché in realtà ci ho pensato. Ci ho pensato perché mi sono resa conto che non riuscirei più a vivere a Verona. Ho visto pure un TikTok di questa ragazza che dice che una volta che tu effettivamente studi fuori casa o comunque inizi a vivere fuori casa, a me sembra di aver lasciato dei pezzi del mio cuore in giro per il mondo. E io quando torno in questi posti, che siano pure Milano, c'è una parte di me che la considera casa. Ho dei pezzi di casa un po' in giro. Una io l'ho lasciata in un modo, che avevo 19 anni perché mi sono trasferita a Milano. È come se io fossi cresciuta e non sono più un giusto match con quella città. Sto parlando proprio di vivere. Amo tornare a casa. Anche quando sto qua mi sento molto più motivata, perché a casa sono un po' più lazy. Io in qualità proprio di Didi, I don't see myself there. Ma la consiglio a tutti se non l'avete ancora visitata. La tua più grande ispirazione di tutti i tempi? Allora, in realtà ce ne sono diverse. Il poster che vedete qua sopra è la mia Kate Winslet. Lei è la mia attrice preferita insieme ad altre che io ho menzionato negli anni, come possono essere Emily Blunt, Michelle Pfeiffer, Meryl Streep, Sandra Bullock, Julia Roberts, che tra l'altro ho pure sognato questa notte. Penso che Kate Winslet tra tutte sia una delle mie fonti di ispirazione più grande. Ma più piccola ero tipo al liceo, stavo guardando le interviste perché sapete che è uno dei miei passatempi preferiti anche per imparare l'inglese. Avevo visto una sua intervista che diceva: mi ricordo che da piccola, essendo comunque di corporatura un po' più massiccia rispetto agli altri bambini, mi facevano fare sempre la parte della bimba in carne, facendo questo discorso che aveva vinto un premio. E quindi diceva: se solo mi potesse vedere ora la mia insegnante che mi spingeva a fare quei ruoli, le vorrei dire look me now. E la amo alla follia e mi piacerebbe un domani poterla incontrare per dirle I believe in you, you're my religion, I love you so much. È la mia fonte di ispirazione principale, mia mamma, ma come possono essere anche mia nonna, i miei amici. L'ispirazione si prende un po' da diverse fonti secondo me, però se la devo associare forse a una figura direi Kate Winslet, perché per me rappresenta proprio ciò che un domani vorrei essere, vorrei diventare. Grazie, grazie. Perché hai iniziato a studiare lingue? In realtà, oltre al fatto che, vabbè, lo dirò per sempre, io sono del segno dei gemelli. Il segno dei gemelli è conosciuto per essere un po' indeciso. Giusto due. Ho sempre avuto tantissime passioni. Chiaramente poi crescendo mi sono resa conto che per esempio non ero una grande cima nelle materie scientifiche, che dipende veramente tutto anche dall'insegnante che ha. La mia famiglia investiva sempre sulle ripetizioni. Io tipo da quando ho veramente 12 anni che vado a ripetizione di matematica, e sono anche proud perché ho imparato più cose a ripetizioni che a scuola. A parte questo, io ho sempre avuto, avevo molta musicalità, mi era molto semplice ripetere.
ripetere le cose che sentivo, e quindi in lingue questa cosa mi ha aiutato molto. Io vabbè, ho sempre voluto fare arte nella mia vita, cioè io volevo fare l'artistico, io volevo fare un'accademia, io volevo fare musical, io volevo diventare una cantante, una pop star. Quindi sono arrivata al liceo che mi avevano fatto fare uno di quei test per capire dove sei più propenso, diciamo, ad andare, e mi avevano consigliato il classico. Wow, non sono tipa da classico. E poi sono andata a fare questo open day nel mio liceo. Ho scelto quello perché c'era l'insegnante di inglese, il mio punto di riferimento per 5 anni di liceo. Abbiamo fatto una lezione di inglese con lui, che ci ha fatto cantare le canzoni dei musical, ci ha fatto proprio non pensare al fatto che stavamo parlando in inglese. L'insegnante che ha sempre accettato il mio parlare con un accento americano, che poi io vi ho raccontato, poi insomma io anche ironizzo molto su questa cosa. E per esempio in università da me, in università cattolica, ovviamente dipende anche dagli insegnanti. Io ho sempre avuto comunque insegnanti o assistenti che mi hanno sempre proprio messo i bastoni tra le ruote, perché io avevo un accento molto più americano piuttosto che british. Il tuo unico sogno e obiettivo nella vita è recitare? Punto di domanda. Assolutamente no. Un giorno il mio sogno sarebbe quello di rendere la recitazione il mio lavoro. Prendendo un po' il discorso di prima, ho molte passioni, diversi obiettivi, però prima di raggiungere determinati obiettivi ho bisogno di arrivare a dei traguardi. Tre passioni nascoste di cui non ci hai mai parlato. Ma io sono un libro aperto, raga. In realtà ne ho già parlato, avevo pure fatto un vlog tipo 3 anni fa, mi pare. Io ho una grande passione per pescare, ma non pescare con la canna da pesca. Mi piace proprio pescare con le mie mani, le vongole e i cannolicchi. Potrebbe essere una mia passione nascosta, che sono una grande pescatrice. Una grande passione per lo skateboard. Sono tutte cose che in realtà ho già detto. Volevo pure fare la skater da bambina, che ho anche il wakeboard, quello a due ruote che vai avanti. Ah, poi qua ho il penny. Ogni tanto giro per Roma con il penny board. Una cosa che facevo da bambina e che faccio tuttora: tante volte mi sparo la musica a 1000 nelle cuffie e prendo un deodorante e faccio finta di esibirmi a un mio concerto con un sacco di gente. E di solito questa performance la faccio sempre che sono tipo in pigiama, che sto per andare a letto. Però alle volte mi parte la carica di energy. La cosa che ti dà più fastidio nella gente, non so se l'ho mai detto forse, io sono una persona estremamente puntuale. Sarà che sono nordica, non tollero il ritardo. Cioè, ho un problema, ne sono consapevole, però mi infastidisce tanto se la gente è in ritardo. Perché se io riesco ad essere puntuale, perché non riesci pure te? Se sai già di essere una persona che normalmente è ritardataria. Poi ci sono gli imprevisti succedono, per carità, però tendenzialmente mi infastidisco un sacco se una persona arriva in ritardo. Serie TV del periodo, ho condiviso anche su Instagram. Allora, l'ultima serie che io ho visto e che vi avevo consigliato era Unreal, e ho avuto la bruttissima idea di riprendere a guardare Grey's Anatomy. Però io mi sa che ho finito di vederlo tipo alla, un po' di più, forse la 14, forse la 15ª. Boh, vabbè, sono talmente tante stagioni che ormai non si riesce più a stare al passo. Ho deciso di riprenderlo dalla 18ª stagione, perché non mi interessava più niente, perché ormai mi ero spoilerata la qualsiasi. E quindi ultimamente mi sto guardando Grey's Anatomy. Ok, io chiuderò il Q&A di oggi con questa domanda che è molto carina secondo me. Mi viene chiesto: come fai a essere te stessa e estroversa senza paura di giudizio? Allora, lo so che è un po' difficile, non è la prima volta che parlo del mio essere estroversa. Sono estroversa da quando sono nata. Le cose che mi dice mia mamma è che quando sono nata io praticamente ridevo, mangiavo e dormivo, cioè non è cambiato niente. Sono sempre stata una bambina che, anche se non magari aveva gli amichetti, perché non lo so, in spiaggia non avevo voglia, me ne stavo da sola, però non ho mai avuto problemi da bambina. Poi i problemi sono nati un po' crescendo, quando inizi a confrontarti con gli altri bambini. Nonostante io abbia subito bullismo sia alle medie che poi al liceo, ma non per il liceo, ero in un'altra situazione, ho subito bullismo proprio per il mio essere estroversa, proprio perché io ero quella sfigata che faceva i video su YouTube a Verona, ero quella che faceva i video, mio dio, loser. Mi faceva ridere perché la gente mi prendeva in giro, perché io facevo i video su YouTube in cui ero semplicemente me stessa. E proprio perché ho subito determinate cose che la gente ormai... Non era neanche più il fatto che facevo i video su YouTube, era perché io parlavo in inglese, era perché io avevo il piercing all'ombelico, era perché io ridevo troppo. Quindi mi sono resa conto che la gente, indipendentemente da quello che fai, ti giudicherà sempre. E a sto punto mi sono detta: ma se io devo perdere tempo, che già non ne ho, per convincere una persona di una cosa che, di cui non ho neanche voglia di parlare, perché per me se una persona giudica sta perdendo il suo tempo. Oddio, che discorso complicato. Semplicemente ho avuto delle batoste che mi hanno fatto comunque svegliare fuori e capire che
non posso perdere tempo con questa gente. Perché poi ovviamente avevo comunque degli amici, ero circondata da persone che mi volevano bene, che apprezzavano il mio essere un po' outgoing. È chiaro che anch'io alle volte ho un po' l'ansia da prestazione, quando magari sei in un nuovo gruppo, ti fai la parola, magari non le sto troppo simpatico. Però alla fine, finché io sono me stessa e finché sono pura nell'essere me stessa e non faccio male a nessuno, mi dico, come mi ha insegnato un mio caro amico di Salerno, ma che ce ne fu. Pierre, sei vivo? Tutto bene? Pensavo di aver perso Pierre, che si è tipo ammazzato in doccia, perché insomma, abbiamo praticamente il muro comunicante. Vabbè, whatever. In ogni caso, raga, cioè, abbiamo una vita per essere noi stessi. Se stiamo a sprecarla per convincere le altre persone, bisogna concentrare le nostre energie su noi stessi. Ma poi io, gente che giudica, liberiamocene, perché è meno energia tossica e vibes tossiche per noi. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo Q&A. Io come al solito vi ringrazio per le vostre questions, because you guys are amazing, I love you. Adesso si fa così il cuore. I'm getting old. Quindi da Roma è tutto, e io vi saluto con un thank you guys for watching, and see you guys next time. I love you. Bye.